Buonasera belle persone, buonasera Drevamk, buonasera Gwenfar, buonasera Gian, buonasera Vilit che mi viene in sottofondo a mettere massacra mostroni, abbassiamo un po' questa musica, troppa, mi viene in sottofondo a mettere massacra mostroni, in cosa massacri mostroni, Vilit? Gabriel Domino, ruba lo spot al Dark che non fa la live. Io non sapevo, non facesse la live, ma va bene lo stesso. Io pacco per guardare la conferenza E3. Vergognati, Gabriel. Gian, bla bla bla, gatto sul tubo. Mi osta, grazie, gatto sul tubo. Poi vediamo un po'. Grazie a Dio, c'è la live. Sto per sparmi l'ennesimo episodio di 13, non ne potevo più. Puoi anche smettere, anche se non c'è la live. Buon fastico, ben arrivato. Ainot che mi osta, grazie Ainot. Termosifoni che mi ostano, grazie termosifoni. Ben arrivati a tutti quelli che arrivano dai termosifoni, che sono già andati via tutti, ben arrivati. Sulle tre, salve Daniel. Buongiorno Don Ludo, buongiorno. Anzi, buonasera, a dire la verità. Sarabot, buonasera. Buonasera a tutti quanti, insomma. Buonasera a chi è arrivato, chi non è arrivato, chi deve arrivare. Chi la finisco e me la tolgo di torno, non sei obbligato, non ti pagano per guardare 13, giuro, non ti pagano. Mi stavo strozzando con il caffè, ma penso di poter sopravvivere a questa esperienza. Se muto il cellulare faccio una figura più bella, non disturbare, ok. Allora, questa sera, cosa facciamo? Questa sera facciamo un gioco che si chiama Omensight. Omensight è un gioco degli stessi sviluppatori di Stories, The Path of Destinies, che abbiamo fatto in live un po' di tempo fa, ha fatto anche Ainot in live poco tempo fa, e oggi lo facciamo anche noi. Ne parlano bene, le recensioni di Steam sono 233 e sono very positive, e ci dice che è un action murder mystery game. Per prevenire l'apocalisse sei destinato a ripetere gli ultimi giorni del mondo fino a che non puoi essere salvato. Quindi una struttura narrativa più o meno simile a Stories of the Path of Destiny. Investiga gli indizi, combatti i nemici e risolvi l'assassinio della Dea Pretessa. Costa 16,79€ su Steam, 15€ su Humble Bundle, se non erro, a memoria. Ed è degli stessi di Stories of the Path of Destiny, come vi dicevo, che era un gioco che ci era piaciuto a noi. L'avevamo fatto in live e ci era piaciuto. Stories of the Path of Destiny. E quindi io ho delle grandi aspettative su questo gioco, non so voi. Un fatto mio, se comincio una cosa devo finirla, ma contento tu. Molto bene, allora. Non farmi vedere questa schermata che mi ricorda che abbiamo perso un sacco di sub nell'ultimo mese. Pazienza, resteranno solo i migliori. Ben arrivati a tutti. Allora, siete nella schermata iniziale, non so nulla di questo gioco. Nulla di questo gioco. Adesso mi finisco il caffè mentre voi mi raccontate degli aneddoti della vostra vita. E poi faccio preparo la pipa e poi comincio Omensight. In questa casa comincio a fare un caldo becco, ma davanti a me ci sono le piante, davanti alla mia finestra del salotto ci sono le piante, e siccome una certa sindaca di un certo movimento con un certo numero di stelle, che non nomineremo per non parlare di politica, ha deciso che dare il DDT alle piante era cattivo perché poi muoiono gli insetti, ora se apro la finestra la casa è piena di insetti. Vabbè, detto questo, proseguiamo. Abbiamo perso un sacco di sub, Gwen. Un sacchissimo di sub abbiamo perso. Pazienza, non saranno piaciuti i giochi che ho fatto nell'ultimo mese. Può essere. Uno è autorizzato a non rinnovare. Probabilmente non voleva stare con voi nel vostro gruppo di subs. Mr. Zane, che si abbona subito, così, per compensare. Ben arrivato Mr. Zane, benvenuto nella Danger Zone e grazie per il supporto. Ora anche tu hai diritto a tutte le cose
Annesse, connesse. Non ti eri mai abbonato, Mr. Zane, la prima volta. Sono io che mi ricordo male. Chissà. Hai diritto a tutte le cose che ti vengono date con l'apposito. L'apposita iscrizione della sub. La prima volta, congratulazioni. Allora, grazie del supporto. Grazie a Mr. Zane del supporto e grazie al supporto del supporto. E grazie a Gwenfar del Gwenfar. È sbagliato, ho detto qualcosa di sbagliato. Accendiamo la pipa. E è arrivato un sub. No, abbiamo persi, Wendy, abbiamo persi il 20% nell'ultimo mese. Non so cosa sia successo, però... Vabbè, succede. Grazie Zanzara che è appena appunto Gwenfar. Allora, siete pronti a Omen Sight? Calibra il tuo display. Devi essere in grado di distinguere tutti i segmenti della barra. Entrambe le icone chiare e scure devono essere visibili. Così direi che va bene. Un po' di più poi scurisce cosa di là. Diciamo così. Ok, options. Grafica. Epic. Anti-aliasing. Non so quale sia meglio. Voglio applicare questi settings. Torno indietro. Audio. Ecco, la musica un po' meno per piacere. Grazie. Lingue. Vediamo se c'è in italiano. C'è anche in italiano. Siete contenti? Voglio aspettare che compaia. Che cagata. Mi è dato il Dart, buon fastico. Questa sera ci schifa per vedere la conferenza delle tre. Allora, nuova partita, difficoltà. Vera guerriera. Scontri impegnativi aumentano considerevolmente le difficoltà di gioco. Il vero investigatore, fai attenzione, prendi appunti e tira fuori il tuo pannello di indagini per risolvere il mestiero. Come agenti più difficili, il suo aiuto per risolvere il mistero. Bilanciata, maggior parte dei giocatori. Va bene. Sì. 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 Uralia. Home to many tribes. The gods entrusted the bird tribe to watch over the others. The tribe founded Pegaria, and all lived in harmony under the banner of the Pegarian Empire. Okay, Pegarian. When Pegaria began recruiting the dog and cat tribes. As their strength grew, the other tribes suffered. To protect themselves from Pegarian oppression, the scattered rodent and bear tribes formed an alliance. Orsi e roditori. Ratica li guida. Tonight, the Pegarian Empire launches a brutal assault on the Rodentian capital under orders of Emperor Indric. When the capital falls, his conquest of Uralia. Ok. And far from the front lines, one who could have brought peace, the godless priestess Vera, has been murdered. In her absence, there is no one left to protect Uralia and okay. His people. The end times are near. Uralia needs a savior. Ok. Uralia ha bisogno di un salvatore. Notte.
Alba, giorno, notte, morte. Inizia. Ci aveva avvertito stregoneria roditoriane. Presto, facciamolo fuori. Ma quando vedi l'inondazione del terremoto è tardi. Ok, la Bringer. L'Araldo viene per impedire la fine del mondo. Redemption sorcerer. I'm not taking any chances. Allora, X attacca, B schiva. Ok. Ok, il sistema di combattimento è quello che c'era già in in Stories Path of Destiny o in Arkham Asylum, qualunque gioco di Batman. Funzionava, hanno detto perché cambiarlo? Ok, la telecamera si muove da sola. Ludomir è ucciso, è stato ucciso. Dauntless, ho provato. Per porre Zori è morto subito. Salve. Per ora tutto bene. Interagisci. Lo spirito dell'orso. Indrek, I will smash your precious temple to bits if you don't come out. Il fatto ha creato un legame con l'anima di Ludomir. Ludomir era un grande guerriero, fedele al clan di Roditori. Riesce a sentire tutto il suo odio per l'imperatore. È davvero sconfinato. Ok, e questo cosa comporta? Una strada di là e una strada anche di qua? No, solo di là. Quindi andiamo di qua. Hop, hop. 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 Chi sei tu? Draga! Landone, buonasera. Grafica molto carina. Non ha gli occhi. Ok, spiegami la trama. Ok. Fa paura all'oscurità. Murdered. I am certain this is what has brought you here. Her murder is a sign of great danger. I only wish I had more time. Okay.
Avrei dovuto vederlo prima. Cosa? Cosa? Il fatto che aveva creato un legame con l'anima di Draga. Draga era uno dei generali dell'imperatore Indrik. La fiducia reciproca tra lei e l'imperatore è palpabile. Soldato scudo, va bene. Ma non sono stato io, ma va bene lo stesso. Ho sbagliato il salto nella direzione sbagliata. Che sta succedendo? Come stai, Sarabot? Evidentemente è passata la guerra, però che storia di esistere. After 300 years, the great serpent Voden has returned to devour. È arrivato Voden. Quindi siamo l'Harbinger. This was no simple murder. The immortal soul of the priestess always returns to the world. Always. But not this time. Non torna l'anima. The world has ended. But there is yet a flicker of hope. Ok. Harbinger. L'estetica è molto bella. Let me. La grafica è molto semplice, ma l'estetica è molto bella, secondo me. E qui c'è la fine del mondo. E siamo nell'ultima fase di questa cosa. Ok. Allora posso invocarti in questo posto, sia ringraziati gli dei. Sai chi sono? No. Però non hai ereditato le memorie del tuo predecessore, ma c'è sempre tempo per... non c'è tempo per questo. Sei gli occhi di Uralia, la sua spada, la nostra ultima speranza. Ok. Dovresti dirmi qualcosa da lei, mi riposo un po'. Brava, Sara. Sta cercando questo posto. Too strong. Even if you are victorious, there is not much of a world left to save, Harbinger. Mi rendo conto. I brought you here. Esiste un modo per salvare Uralia, ma non sarà semplice. Ok, quale? But it will not be easy. I cannot force you to accept. But if you are willing, then come to me. È guadagnato abbastanza ex per un nuovo livello. Rifletti di fronte al calice per guadagnare nuovi poteri. Hai conquistato ambra a sufficienza per una benedizione. Regno omaggio di fronte all'incudine per ottenere vari bonus. Va bene. Allora, prima il livello. Pam. Esplosione fantasma. Scaglia un prete che danneggia e manda al tappeto i bersagli nemici. Per ottenere energia concentrando attacchi schivati in un flusso ininterrotto. Interrompendo il flusso per dare energia. Per esempio, se verrai colpito se non intervenire alcuna azione. Ok, quindi tengo premuto X e posso prendere salute. Lama dell'araldo conferisce la schivata perfetta. Schivando all'ultimo momento il tempo rallenterà. Non posso ancora prenderla. Per ora prendi salute, grazie. E andiamo a parlare con lei. Ti ringrazio, Araldo. L'albero della vita, qui sopravvive un antico potere, un potere che trascende i confini del tempo e dello spazio, un potere in grado di farti tornare indietro nel tempo. Ok. È bello rilassarsi con voi. Ok, devi indagare sulla morte, però se trovi la sua anima all'albero della vita, potrai nuovamente intrecciare nel tessuto di Uralia. Emperor Indrik.
Ok, hai visto la guerra che ha scatenato l'imperatore, la sua ambizione e la crudeltà non hanno confini. Prima persino di essere tanto folle da scatenare Voden. Ok. Uccidere senza senza Dio e occultarne l'anima. L'anima a cui ti sei legata dovrebbero posare come un ponte per inviarti all'alba del loro ultimo giorno. C'è Ludomir morto per un imperatore, se lo incontrerai prima che perda la vita lo inseguirai e troverai anche Indrik. Ma che bella la statua di Ludomir. Draga, se avrà intuito la posta in gioco, potrebbe aiutarti nell'indagine come nessun altro. Ok. Quale strada vuoi seguire, Draga o Ludomir? Quale strada vogliamo seguire, amici? Draga o Ludomir? Atto 1, colpevole. Io voglio seguire Draga. Draga è uno dei generali dell'imperatore Indrik. Sta preparando l'assalto decisivo contro le forze territoriali. Conquistare la sua fiducia è un modo sicuro per arrivare all'imperatore. Offri il tuo segno a Draga per sapere più del nostro indiziato numero 1, l'imperatore Indrik e del suo misterioso rituale. Ludomir, un grande guerriero, fedele ai clan roditoriali, il suo odio per l'imperatore Indrik è sconfinato, il suo ardente desiderio di uccidere l'imperatore potrebbe spianare la strada verso Indrik. Sostieni Ludomir nel suo confronto testa a testa con l'imperatore e il nostro principale indiziato. Infiltriamoci e parliamo con Draga. Il giorno con Draga, sì. Non lascia che l'albero perda le forze fino a morire. No, faccio il possibile, giuro. Sto andando, momento, sto carica, Ottiene energia e colpire i nemici in una sequenza interrotta, va bene. E qua non ho alternative, per il momento posso solo andare da Draga. Ma se devo prendere due battaglioni e conquistare l'essenza per voi, non ne dubito. Quei battaglioni trasformano il campo di battaglia in un cimitero. La furia di Iron Track è la chiave per una vittoria lampo. Ok, battle plan, piano di battaglia, vai. We will simultaneously hit the northern and eastern gates. When we do, Emperor Indrik inversione through the rear, assuming we can trust the source. Che c'è l'inversione? Secured the information personally. We will follow the Redentian secret path through the dead forest into the heart of their city. We will seize the core and end their resistance. Intruder! I will protect you with my life, General. Stand down, Captain. If murder was her intent, she would have already struck. Si è accorta che non vogliamo ucciderla, l'Araldo. Buongiorno. Salve, Draga. The Harbinger. Harbinger. Why do you grace us with your presence? Something must have happened. And you think I can help you? It can't be the war. Must be. Ciao, Draga. Ciao, Lorenzo Whis. The murder of the godless priestess. General Draga. The prison. Riots. Rivolto in mia prigione. Ah, Radica, is that your move? Of course it is. I expect no less from the Rodentian leader. Ok. Rivolto nelle prigioni. And I cannot allow that. And you, Harbinger. A favor given is a favor repaid. Ok, aiutami con la rivolta nelle prigioni, ti aiuterò. Perfetto. Prigione imperiale. E siamo al pomeriggio. Arrendetevi e avrete salvato la vita. Apriamo lei con una mano perché è fortissima. E qua non so cosa ho trovato. Ma sì, arrivo. Un momento, sono due fessi, dai. Prendo dei pix con i barili. Ok.
Aspetta che arrivo adesso, un momento. Qua c'è una cassa che mi dà tanta esperienza. Arrivo, arrivo. Non so cosa sia successo. Chiuso. Vedi che qua c'è ancora un barile. Fuoco di Yarbo, garretti, abilità del compagno, dragone, c'è un fuoco di incantesimo che uccide tutti i nemici in un'ampia area. Apri sto affare. Questi si siedono qua, non si sa perché. Questo quando gliel'abbiamo fatto aprire. Va bene. Le meditazioni sono molto carine. Salta. Whenever you are ready, Harbinger. È un momento. So, Harbinger, is it really the death Perché scatti? that has brought you to me? I will do my best to help you. Vera was. She was deeply respected. I would hate to stand by and see the murderer Vabbè, ha smesso di punished. scattare. Mica tanto ha smesso di scattare, però. This is stealing, Harbinger. Si chiama rubare, chi se ne frega. Non rompere le balle. Già tanto ci sono qua ad aiutarti. They must be waiting for us to charge headlong. Let us first level the playing field. E allora andiamo bene. Pam. Questo qua sferma il tempo quando tiro l'affare, che mi sembra molto pratico. In realtà è stato Paolo a inventare la banana in un vecchio video per i sub, è vero. Ciao Gian! Scrivono insulti. Possiamo andare avanti? Ok, possiamo andare avanti. Arrivo, e cosa c'è? Aspetta un momento, che là c'è un affare. Come ci arrivo io là? Posso sollevare questo? Non potevo sollevarlo, chiaramente. Va bene, la rivolta l'abbiamo sedata quasi. Va bene, come fate a chiudere gli occhi la notte? Surrender and give me Ratika.
Now. Not a chance. Vuoi tornare all'auditoriano, però c'è dei problemi. Arrivo, arrivo. Non capisco come mai scatti così tanto. E se scatta è difficile. Giuro che se non riesco a saltare è molto difficile. C'è qualcosa che non ti piace? Mi stupisce che questo gioco abbia dei problemi di frame rate. Va bene, per me sta buono. Follow me, I have a plan. No, proviamo a andare a cambiare la grafica, perché c'è qualcosa che non gli piace. Proviamo a mettere alto e FX a... Allora, se non scatta sono più contento io però. Posso dirlo che sono più contento. The fight is not over. Ok. Soldiers, secure the area. Yes, General. Mettete in sicurezza il perimetro, soldati. Sono qua, arrivo, arrivo. È un gioco che non potrebbe minimamente scattare da quello che vedo e non capisco come mai scatti. Some soldiers say that she was sniffing around Yarbol's temple not long before her death. The rumor goes as far as claiming that she has been caught inside the Emperor's ancestral crypt. Ok, sta fare qua invece che cos'è? Hai tutto una memoria. Memoria, draga, pugni e trasportatori. Con entusiasmo draga finge interesse mentre suo padre Magu descrive minuziosamente la sua passione per la vita di campagna, ma la mente di draga non riesce a concentrarsi. La sua attenzione viene catturata da una guardia imperiale. Si mette a pensare a quanto deve essere movimentata la vita dei soldati di Pigaria. Sempre intenti a combattere e proteggere i cittadini. Il padre si accorge che Draga sta sognando occhi aperti. Pensa, Draga, domani riceverai una promozione dai Sirius del grano ai nostri trasportatori di primo livello. Padre, dice Draga, ascoltando solo a metà, esiste un programma di reclutamento per entrare nell'esercito? Magu resta spiazzato. Che non ti piacciono le ispezioni sulla catena di montaggio? Ma se non volesse arruolarsi, c'è un modo? Magu resta allibito. Facciamo parte di una società pigariana altamente strutturata, Draga. Ti rendi conto che non è previsto che ci arruoliamo nell'esercito? Draga non insiste, certamente padre. Alla fine del turno Draga si sforza di sorridere, dopotutto domani verrà trasferita ai nastri trasportatori. Dei movimenti frenetici interrompono i suoi pensieri. Draga scorge uno squadrone di guardie imperiali con le armi sguainate, corre in direzione del centro di approvvigionamento. Ma perché? Draga scruta la fabbrica e si accorge che c'è una breccia nella palizzata. Come rapito Draga osserva i soldati e gli intrusi che si scambiano a fondi, schivate finte. L'azione, il talento, è come una musica, una danza, arte pura. Draga capisce di non avere alternative, deve imparare a combattere, ma nessun soldato accetterebbe di addestrarla. Allora, se non un soldato... chi se non un soldato? Arrivo in faccia a raccogliere i pix, che poi servono i pix nella vita. Arrivo, non rompere i maroni. C'era questo carretto che mi stava antipatico. Andiamo, andiamo. Bello il ponte. Bello la magia. Fai un ponte lungo esattamente quando ti serve.
Vera è sempre stata una ferma sostenitrice della pace con Roditoria, ha persino incontrato Ratica e la sua gente. Che cazzo è Vera? Provocato un bel incidente diplomatico, forse Ratica saprà dirti di più, sempre che si invena di onestà. Andiamo! Ma è sempre che ti aspetto, eh. Ti piacerebbe essere solo con Gwen, ma cosa sta succedendo in questa chat? Non di essere idea lei! No. Dobbiamo affrontare sul campo di battaglia. Va bene. Arriviamo alla sera. E andiamo alla foresta Cremisi. O Cremisi. Certo, voglio tutto per me. Mi sto facendo incroci i casti ricavi di viaggi su tabelle Excel. Mi si incrociano gli occhi. Perché stai facendo questa cosa, Daniel? La furia di Iotrek è vicina. L'imperatore lo userà per sedare la rivolta dei roditoriani e devo aiutare Sua Altezza. Qua non c'è niente. Non c'è tipo qua una memoria. Indesiderato, Draga afferra il bastone stringendolo saldamente dalla parte opposta del piazzale. L'istruttore imperiale affronta lei e l'altra reclute. Sul piano lì vicino i generali pigariani gesticolano verso Draga, di certo stanno decidendo il suo destino. Draga aveva sorpreso tutta Pigaria quando aveva superato tutti gli esami ed era entrata nell'esercito, ed ecco che nessun pigariano intende mancare agli attuali esercizi di formazione. Gli spettatori sorridono e scommettono. Quanto resisterà Draga prima di essere cacciata via e ritornare alla vita della fabbrica? Questo è quel che ci vuole a spronarla. L'addestratore imperiale sceglie Draga. Fatti avanti o ritirati, sei ancora in tempo, lo provoca. Draga si avvampa, ma nasconde il suo fastidio con una calma glaciale. Ho tutto il tempo che voglio, signore. Ed ecco l'imperiale ritirare la sua arma in alto prima di lanciare un assalto muovendosi verso Draga. Le altre reclute indietreggiano. Draga scivola via e rilancia il colpo. L'imperiale avanza ancora, questa volta fingendo di allungarsi verso l'esterno, poi abbassandosi. La mossa disorienta Draga, che si riprende velocemente, si concentra sull'obiettivo e lo raggiunge con due affondi, con un blocco e giro. E tale la furia dell'attacco di cui Draga da spingere l'imperiale a chiudere una pausa. Di Draga. Un trabusto di voci commenta lo spettacolo. Il generale Elia si muove verso Draga. Generale, Draga esegue un saluto militare. Ottima tecnica, da chi l'hai presa? Le chiede il generale gentilmente. Io, Draga arrossisce. Rispondi alla domanda, miserabile, le urla l'istruttore. Draga abbassa la testa, il sogno è finito, pensa. Puoi tenere il tuo segreto per ora. Draga, vero? Draga annuisce confusa. Inviala la mia divisione cadetti, senza perdere tempo. Ordine il generale Elia all'istruttore. Poi si allontana. Manterrò il tuo segreto, Draga, aggiunge senza voltarsi indietro. Io non mi faccio problemi, Paolo, approvo le fusioni tra le fanciulle, soprattutto se posso venire a vedere, Sarabot. Io approvo le fusioni tra gente consenziente, in genere, perché non ce la faccio da un tipo di lavoro, cosa mille chiamate problemi, devo dare uno specchietto di un cliente al mio responsabile per capire come gestirlo, e tocca a me fornire i dati, capisco. Vada, vada, andiamo, andiamo. Buongiorno, permesso, permesso, avanti. Ho capito, ma uno in sette riuscite a farlo per cortesia, anziché fare sempre tutto io. Guarda, il signore che fanno cose si chiama voyeurismo, Paolo, si chiama bello spettacolo. Io sto zitto, non mi pronuncio. Però calmati. Però meno, Draga. È partito il carretto.
Sigillo di Pigari acquisito, un'enorme macchina da guerra incatenata mediante un antico sigillo con inciso stemma di Pigari. Il flusso della conoscenza fiora la tua mente. Ha preso come sbloccare i sigilli di Pigaria. Ok. You can do that. Just learn the seal ritual. At least the secret is safe. Il seal ritual, il rituale del sigillo è diventato il rituale della foca. Bello. The seal ritual è diventato il sigillo della foca. Andiamo all'attacco per la gente che devo salvare. Beh, sono d'accordo. Se non sono d'accordo, non mi faccio i cavoli miei. Quanto mi piace questa chat. Con le signorine che flirtano tra di loro. Stasera siete anche pochissimi. Tutti a vederle tre. Ah, ok, devo prima caricarla, per cui avere... Ma lei cosa vuole da me? Che devo fare qua? Secondo la tua fantasia. Vedi che arrivo. Un momento che raccogli i pix. Sto arrivando, arrivo. Non si agiti. Andiamo col carretto. Sì, basta poco per comprarci, va bene. Aggiudicato, Sarabot. Ma se annuncio tutte cose per il 2019, che senso vedere le tre in diretta? Nessuna, Gwen. Niente, stai guardando un enorme spot pubblicitario. Contento, capito? È l'equivalente di vedere la pubblicità del Philadelphia. Commenti di Gabriel e il Dart, va bene. Ah, contenti voi, eh? Se vi piace di più vedere una cosa che non potete comprarvi per ancora svariati mesi, piuttosto che qualcosa che potete comprarvi subito, fatelo. Non vedo il problema, nel senso, contenti voi. Ma sì, ma Daniel, anche fosse uno che compra Day One, capito? Il Day One è tra un anno. E poi soprattutto, non è tanto il problema del Day One è tra un anno, è più una questione di... Sto guardando la pubblicità. Cioè, il problema è che tutta questa roba qui è pubblicità, capite? E sto fermandoli, aspetta che sto fermandolo, un momento. L'ho fermato. Adesso fermo questo. A costo di pigliarmi le mazzate sulla faccia, ma li fermo. A posto. Ma è un problema secondo me in generale di questo tipo di... proprio dei videogiochi in generale. È un problema di che non c'è più distinzione percepita tra una recensione e una pubblicità. No, e tutti si comprano poi No Man's Sky e sono delusi. Basta che non lo comprate per la pubblicità. È facile, è ovvio che la pubblicità vi dice che è il gioco della vita. Il compito della pubblicità è dirvi che è il gioco della vita. È interesse della pubblicità dirvi che è il gioco della vita. Così lo comprate di più. E le persone che ne hanno sviluppato guadagnano più denaro.
correttamente, cioè il ruolo del marketing è quello. Non è che il ruolo del marketing è un altro. Sì, sto provando che funzioni. Solo che finché continuiamo a esaltarci per i trailer. Finché noi come acquirenti continuiamo a esaltarci per i trailer, per la pubblicità, continueremo a non essere acquirenti critici e continueremo a comprare cagate. Seguo tutto 2019 e tutti quei trailer assieme, penso che nel 2019 sarò povero. E quanta gente che c'è. Allora, uno alla volta, per cortesia. Allora, questi due sono nuovi. Permesso. Vabbè, faccio sempre tutto io, ma va bene lo stesso. Ai cancelli principali. Anche una pubblicità quasi inutile, perché non sai quando esce il prodotto per la maggior parte delle volte. E B non ti dice nulla di quello che effettivamente il gioco è, viste le mille delusioni postume. Ma non è che non ti dice nulla di quello che il gioco è. Il problema è che te lo dice nell'ottica della pubblicità. Capisci? Qui non ti dice il gioco com'è. Ti dice perché dovresti comprarlo. Che è diverso. E non ti dice perché non dovresti comprarlo. Cioè, in nessun altro mezzo ci esaltiamo così tanto per le pubblicità. Pensiamo di essere dei consumatori critici, che le pubblicità non ci ingannano, capito? E poi nei videogiochi ci ingannano, perché alla fine ci attacchiamo a qualunque promessa di gioco della vita e non ci rendiamo conto che qualunque gioco ti viene presentato da chi lo sviluppa e da chi lo vende come il gioco della vita. Giustamente, perché è il suo mestiere quello di presentarci i giochi come giochi della vita. Pratica. Pratica, che cazzo è successo? Due, tre. Uno, due e tre. Uno, due, tre. Dove sei andata? Uno, due, tre. Schegge del vuoto. Sciogliete le vostre catene e piegate nel mio modello. Ma va cagare. A posto. Non scrivo nel 3, ma accanto mio l'opinione sul gioco preferisco farmela giocando, essendo recensore di conoscenti o gente imparziale. Sicuramente non è una chiacchierata fatta con chi il gioco lo deve vendere. E il concetto è quello. Oltre a questi motivi tutti verissimi, non li guardo perché mi sento povero senza PC da gaming e console varie. Sarabot, questo può essere effettivamente un problema. Mi rendo conto che non avere niente su cui giocare i giochi che magari vorresti giocare è un problema. Che poi oggi un PC da gaming te lo fai anche una cifra accettabile. Vabbè, mi accendo una pipa intanto, che prima di andare avanti con la trama. Io adesso vado in sede fausto degli spar, perché tutta la sera che riesco a tenere due stream a 720 ogni tanto però crashano. Mi rendo conto.
Appunto, io mi faccio rapidità, aspetto che esca il gioco, che venga consumato e discusso, e poi decido se vale la pena giocarlo. Ma anche perché secondo me oggi, come oggi, Daniel, l'unico motivo per giocare un gioco al day one è essere uno streamer o uno youtuber. Non... Daniel, che dici, non sei contorto per non avere una PS con le esclusive belle, ma sono realista, non avrei molto tempo per giocarci. Ma difatti io ringrazio che il mercato PC considera questa cosa e genera anche giochi fatti per chi non ha il tempo di stare 30 ore davanti a un PC. Alla fine guarda i massimi tre dei giochi che segui da tanto, alla fine io attendo Kingdom Hearts 3 da secoli, mi sono guardato il 3 gameplay su YouTube, ma poi è diverso, Mr. Zen, capito? Guardi il trailer, non guardi lo spettacolo fatto per farti vedere la pubblicità. E farti credere che la pubblicità di una cosa per la quale ti chiedono dei soldi sia una roba bellissima. Capisci? Nessun'altra pubblicità è così. L'unica cosa che gli si avvicina era una volta MTV o Video Music, che facevano pubblicità facendoti vedere i video delle band, dei cantanti, di quella roba lì, perché tu comprassi i CD. Però almeno intanto la musica la sentivi. Certo, Gwen, farai ragione. E come? Se tu esci con una fanciulla, no? Non la giudichi solo per come viene a cena, la giudichi anche per come si sveglia la mattina. Te deve piacere pure come si sveglia la mattina. Se l'unica cosa che vedi è come viene a cena, poi secondo me la mattina resti un po' deluso. Per dire, se non ci sono un critico assenso Day One, i videogiocatori della generazione sono una cosa bella o così simile. Non ho capito. Se sono più volte che magari ti un pullo a chi per pubblicizzarsi, quindi conviene, certo, assolutamente, Daniel. Faccio video bellissimi in parte su questo argomento croa, chiamati videogiochi di ottava generazione sono una cosa bella o così simile, così di guardarlo. Però i filosofici, però è vero, non puoi. Capisci, è tutto molto bello, ma una persona conquistata deve piacerti anche senza in tuta e pigiama la domenica mattina. Ratiga, raccomandante dei roditoriani uniti nella loro rivolta contro l'imperatore Indrik. La disperazione della portata trasformazione senza morte è palpabile. Apparentemente quell'essere è collegato a Voden. Potrei tornare all'ultima alba di Ratiga. Ok. The enemy army is broken, their leader dead, deathless. Such a terrible thing to do. Ratika opened a link with the void. Becoming deathless unhinges your Io physical pensavo che noi abilities, giocassimo Ratica. but at the cost of your emotions. Perhaps this is what it means to lose your soul. Or perhaps becoming deathless strips your soul of artifice, revealing your true nature. Who knows? We owe this Who victory to knows? you. I will ask the Emperor to help you find what you seek when he arrives. I wonder what kept His Highness to not march with his army, but Cosa l'ha instead. trattenuto? By the gods! Once again, the giant Voden soul, si erge, ok. avatar of the great void, surges forth to devour the world. The chain of events triggered by the death of the godless priestess have played out as they have before. Ok. The truth must be found, and Quindi noi Voden giochiamo must avventure di questo succeed. tipo brevi. Globo delle indagini. Questi sono gli indizi che hai scoperto oggi. Puoi rivedere tutti i tuoi indizi guardando nella sfera delle indagini dell'albero della vita. Usalo e ti aiuterà a prendere decisioni sulle prossime azioni da intraprendere. Hai trovato un nuovo indizio. Drago in grado di decifrare il pigariano antico. Ratika fugge dalla prigione e si trasforma in una terribile entità conosciuta come senza nome. Indrik non si mostra come dovrebbe per la battaglia decisiva di Roditoria. La macchina guerra imperiale Furia di Iontrek è bloccata dal sigillo imperiale. Hai appreso da Ratika la chiave per il sigillo imperiale. Vera ha visitato il tempio di Iarborg. Potrebbe aver superato la porta sigillata dove sono stabiliti tutti gli imperatori. Risolvere il mistero di Vera è la chiave per salvare il mondo. Ogni giorno avrai tempo fino all'apparizione di Voden, durante la sera per scoprire nuovi indizi per la tua indagine. Rifare le tue scelte non porterà niente di nuovo, scegli con saggezza.
Però mi sembra di aver fatto solo la scelta di chi, quale strada intraprendere. È arrivato un serpente. È un ottimo paragone. Mi ha detto che hai sbagliato, è giusto, sono curioso. Solo qua si possono trovare paragoni simili. Per mezzo di ragionamento, sarà che io faccio esattamente il ragionamento o contrario, preferisco l'aspetto naturale e quello truccato. Quanti ragionamenti, vabbè, se si sia capito. And remember Ludimir. If you want to find the Emperor, you should follow Ludimir. And who knows Considerato che adesso posso sbloccare il sigillo dell'imperatore, Ludomir potrebbe essere una scelta azzeccata. Posso passare di livello? one time to time you Sì. should examine your. Ritardare la sorte. Evoco una sfera che rallenta di molto il tempo, diventando tutti tranne te, dura pochi secondi, e il tempo di cooldown. RB. Investigation board. Ok. Dona Lambra. Riduci il tempo di attesa e ritarda la sorte. Fuoco di Yarborg. Riduci il tempo di attesa e potrò usare nuovamente il fuoco di Yarborg. Lama d'Araldo e Gida dell'Araldo. Schivata perfetta. Voglio la Gida dell'Araldo, voglio la Lama dell'Araldo. Voglio questo che costa poco e più salute. Ok. Anche per tutti i ragazzi in cui sono stata preferire lo stile pigiama senza trucco. Quando si trucca perché le piace, si diverte, perché piace a lei, non per piacere agli altri. Questo è vero, Gwen. O anche un po' perché vuole conformarsi ad uno standard che vede. È un po' più complicato di così. Se prendo me stesso come esempio, dico che se io facessi per timore dei giudizi altrui, non andrei in giro con il rossetto nero. Questo qua dovrebbe essere il coso degli indizi, giusto? Esatto. Vera visita al tempio. Ritrovare l'anima di Vera, la chiave, va bene. Chiunque mi uccide senza di l'ha fatto con la scopa di parlare indietro Voden, va bene. Qui come sono andato da Ratica. Ah, seguire il Rat Dragon non può portare più alcun beneficio per ora. Perfetto, quindi dobbiamo scoprire qualcos'altro. Andiamo a vedere l'imperatore a questo punto. Vai con Ludomir. Another chance to save Euralia. Torna indietro tutto, Taverni Fiobr inizia. Ludomir, Ludomir. listen to me. They will cut you Lo stanno down. per te lo scegli, lo stanno per un po' la And società, what Gwen. do you suggest? Wait for it to be over? Yeah, everything will be tickety-boo. Sarabot, quando non ho voglia di truccarmi bene uso un trucchetto, una bella scolatura e nessuno fa caso al trucco. Everyone's up their arse with the big fight. Besides, they'll just get in the Hai una way. scolatura degna, Sarabot? You mean Ciao for Duke. you better pay your tab before you go. All of it. That seat's taken, mate. Ludomir, that's. It's the Harbinger. Harbinger, my ass. Except, well, she matches the storybook pictures. Hai visto? Sort of. Che assomiglia ai disegni delle storie illustrate. Harbinger. Please. Forgive him. He doesn't. Well, if you are the Harbinger, what are you here for? Taking in the sights? Before Rodentia's rubble, I suppose. Lo sto venendo con te, Ciccio. I didn't cause this mess. Thank Indrik for that. Lui mi voglio stasera come As peluche. much fun as this Ludomir è chat will molto be, bellino. I'm off. Big day. Un bell'orsone. The Harbinger. Here. Io mi copro bene i propositi per timore che i professori pensino una cosa del genere, capisco.
E lei va là e ci fa vedere dove va lei. Perfetto. Inizia. Ma suicide per te. Io c'ho l'immortalità di mio nonno qua. Sei un po' stronzo però. Ok, ci arrampichiamo. La scolatura è il mio punto forte, Paolo. No, ma ora voglio vederti al vivo, Sarabot. Posso dirlo? È troppo se dico che ora mi è incuriosito. Se fai delle sere, dimmi, ho debarato un po' per un po' di seno. Non vale così. Poi uno è curioso, Sarabot. Anche Gwen, eh. Ho avuto pure sul voglio vederti, hai visto che sono comunque una persona di una certa classe. Faccio lezioni, se volete, di classi, di classe. E poi la porta che non posso aprire, che palle. Qua c'è un coso. Hai sbloccato Indrik, l'ultimo pasto. Il giovane Indrik avverte lo sguardo sinistro di Locrin. Ha soltanto 6 anni, ha i nervi a fior di pelle. La figura ammantata d'ombra del patrizio non si è ancora mossa di un millimetro. Ti prego non guardarmi, ti prego non guardarmi. Sono qui per portarti via, giovane reale. È stato l'unico saluto di Locrin. Il patrizio ha interrotto la cera d'addio di Indrik. Ma è un sacrilegio, non è giusto. I genitori di Indrik non hanno battuto ciglio e hanno intimato al bambino di finire il pasto in fretta. Una pausa, uno stridio. Indrik solleva lo sguardo, il patrizio fa scivolare un'unghia lunghissima contro una moneta bianca come le ossa. Indrik trattiene un tremito, il bambino aveva quasi dato per scontato che non sarebbe mai arrivato questo momento. Si era sbagliato. Indrik cerca di mandare giù un altro boccone, ma non riesce a coordinare i movimenti, nemmeno concentrandosi al massimo. Hai un compito da portare a termine, giovane reale, soggiunge Locrin. Se hai finito di procrastinare, possiamo andare. I genitori di Indrik sussurrano buona fortuna al loro bambino. Neanche un abbraccio, perché? Con gli occhi vitrei, Indrik tenta di dirgli addio, ma le parole gli muoiono in gola. Locrin porta via Indrik e lo trascina fuori dalla porta. Bocca chiusa, con un'espressione arcigna sul volto, il patrizio conduce Indrik attraverso le strade di Pigaria. In qualità di prescelto al trono imperiale, Indrik ricorda qual è il suo compito: onorare la sua discendenza da Iontrek, il primo imperatore che 300 anni prima aveva riunito il primo consesso. La linea di successione comprende anche il ruolo dei patrizi e dei comandanti e ha garantito la solidità dell'impero. Sì, sarò il migliore imperatore che Pigaria abbia mai avuto, anche meglio di Iontrek. Ma nell'anima di Indrik ribolle anche qualcos'altro, qualcosa di confuso, un'amalgama di istinto e responsabilità. Il corso di addestramento al comando quando inizierà? Chiede Indrik. Locrin non risponde. Il silenzio continua ad aleggiare e spinge Indrik a ripetere la domanda. Il patrizio taglia corto, ti avevo già sentito la prima volta, poi fa una pausa. Vuoi comandare? Molto bene, ma prima dovrai imparare a servire. Se faremo un raduno comprerò qualcosa di scollato apposta per l'occasione. È una promessa, Sara? Quando piace questa chat, va bene. Non capisco, la seconda volta. E sinceramente è un punto esclamativo e attaccato banana. Ok, gioia Gaudio. Ora mi sento realizzato. Perfetto. Vabbè, ci dice che Indrik era comunque un povero Cristo pure lui. O è un povero Cristo pure lui. Che alla fine della fiera cercava anche lui di fare il suo meglio. Qua chiaramente si può abbattere quell'affare lì. Scusi, io devo passare di livello, mi faccia passare. Most Imperials believe their leader is in Modentia right now.
What with invasion and all, Indrik went to a lot of effort to fool his subjects to keep his secret. Okay. But I know better. Whatever he's plotting here must be huge. Anyway, doesn't really matter to me. I'm here for one thing only. Make him answer for what he did. Chi ti dice che non ci sia già il comando Macedonia, for Duke? Danno fuori il picchiatore. Lui deve fare un potente attacco di schianto che danneggia ma dal tappeto tutti i nemici attorno a lui. Che incazzato che sei, però. Non capisco perché scatti sto gioco. Giuro, non ha motivo per scattare. Risegnata serata massaggi Paolo e signorine, si segna anche maglietta scollata per raduno. Sì, sì, voi siete tutte chiacchiere e distintivo. Poi volete la serata massaggi, ma non l'organizzate, eh? Vergognatevi. Chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo. Did I mention how these monsters attack anyone on site? Sir, wait for my order. Let them weaken each other. Sto provvedendo a finirli. E qua c'erano delle casse però. Ciccio, io ti ho visto che c'erano delle casse. Il mio primo giorno sempre parla di queste discussioni incredibili. Vorrebbe far venire anche Ullo, se no siamo senza torta, è vero, Ullo deve portare la torta. Ma non sono particolarmente efficaci, ma perché non hanno i fenomenali poteri cosmici che abbiamo noi. Cioè, oggettivamente abbiamo 1000 poteri cosmici. Piacerebbe rotolare e volteggiare come te. Davvero ti piacerebbe, Ciccio? Non ti ci vedo molto. Soprattutto qua c'è un'altra porta di quelle blu, cioè viola. Io pensavo di trovare delle porte gialle andando verso l'imperatore, ma invece trovo delle porte blu. Di dubbia utilità. Cosa mi sono piantato? Chi può dirlo? Ci devo far fuori i barili, aspetti un secondo che ho dei barili da abbattere. Si è piantato. Signor Araldo. Qua non c'è niente, possiamo andare ad aprire la porta. Perfetto. Bello, ne uno che avevo preso per fare una sorpresa al mio ex. Ne farei anche uno. Bello cosa? Un bel corpetto, non so se nel suo stile. Capisco. Dai che lo riusiamo, se non penso mi ricordo lo facciamo diventare bello. È il modo migliore... Questo ve l'ho raccontato qualche volta già, che c'era una ragazza con cui mi sono messo
il 26 di dicembre e lei aveva aspettato il 26 di dicembre a mettersi con me perché io ero stato la storia prima era finita il 26 di dicembre e lei aveva aspettato quel giorno per sanarmi la giornata e far sì che io non fossi depresso ogni 26 di dicembre con brutti ricordi. Quanta roba che abbiamo abbattuto. Permesso. Si è fatto che porta quel lucchetto, sigilli mistici di lusso. Quella posso aprirla! Posso aprirla quella! Non è brutto né bello, era quello che mi preferivo in pigiama. Per voi ne compro uno ancora più bello, va bene. Sarebbe bello, allora anche il mio ex mi preferivi in pigiama, però posso. Porca miseria, cerco di farti una sorpresa e non ho reazioni. Che palle! Voi mi squarciate il cuore così. Abbastanza. Soprattutto mi dà dei punti. Aia, mi sono preso in faccia sta colonna. Sì, in effetti una chiusura a due soldi, sono d'accordo. Scusi, devo andare a aprire una porta degli antichi imperatori del Salcazzo. Twitch, fai funzionare il clip, ti prego. Sapevo che avrei avuto una reazione da voi. C'ho il... È un momento, sto arrivando, santa pazienza. What's with the jumping? Non è la fissa dei salti, ci sono dei buchi. Well, I can't keep Indrik waiting forever, so good luck with your exploration. Ah, quindi questa è una patta dove vado da sola. Carino il fatto che i sigilli mi portino su un'altra strada. Ok. Carina questa cosa. Di qua non posso andare perché non ho quel sigillo, quindi sono obbligato ad andare di qua. Permesso. Posso dire una popular opinion? Che ex di merda che avete avuto? Scusate, dai, io amavo la mia ex in pigiama quando si metteva tutta lì, sbavava come il cane con davanti un osso. Ma non è il problema di sbavare o non sbavare, Lorenzo. Il problema è apprezzare. È una cosa differente. Ok? Cioè, io faccio uno sforzo, ma vale per gli uomini, vale per le donne, capiamoci. Non è una roba prettamente femminile. Io faccio uno sforzo per farti una sorpresa, per essere più attraente per te. Ok? E tu... Dice, però stai meglio in pigiama, sai che mamma voglia il pigiama. Okay, sei insensibile come i calli che ho sui piedi. Giusto? Ringrazio che stai con una bella fanciulla, ringrazio che questa bella fanciulla ha voglia di farti delle sorprese e ringrazio che sono sicuro stia anche bene con le sorprese che ti fa. Bella che paragoni con i calli. E così, paragoni, sono esseri pixels. Similitudini shakespeariane su Unnecessary Pixels.
Non è questione di tatto, è questione di non capire che una persona sta facendo qualcosa per te. Non è, certo, gli dici, te si mette tutta bella per te e tu gli rispondi, che merda che sei, non è, è poco tatto. Ma il non capire che quella cosa lì è una cosa che viene fatta per te, non per caso. Chi cazzo è questo? Scusi, prima vorrei fare questi qua, quei piccolini qua che... Quanto imprecisa però questa cosa, porca miseria. E te la dai una calmata però. Aia! Non si è dato una calmata. Se la tua ragazza si sforza per risultare più bella, anche se lo è già tantissimo per te, tu almeno devi soddisfarla, sia veramente che in altri modi più personali. Il pane perché non hai i denti. E il pene perché si veste bene per te. Però che al contrario ho visto ragazzi alimentarsi dei regali dei... Aspetta che mi menano. Dopo vedrò per cosa si lamentano le ragazze. Vi faccio passare. E che male però che fai, porca miseria. Meglio la seconda volta con delle cure. Meglio il secondo giro. Per uno street shark qualcosa, è vero. Ho visto ragazzi dei regali ai propri partner perché non erano di abbastanza valore. Parlo di gioielli. Capisco. Gente che non meritava dei gioielli e dei regali in generale. Ciao Elijah! Vabbè, direi che live durante le tre posso anche non farle, amici. Posso dirvelo che posso anche non farle live durante le tre. Salve! Che cazzo sei tu, Ciccio? Ma nel senso di relazione non contemplo situazioni simili, anche perché se fosse stata la convivenza sarebbe mortale, ma sarebbe finita per quello che mi riguarda. Quella di Indica è stata messa a nudo, hai conquistato Nomen Sight. Complimenti, hai fatto un primo passo importante nella tua indagine. Hai avuto una visione del passato di Vera. Ho molto da dirti, ho quindi riparlati all'albero della vita.
Lo faccio per noi affezionati. Me la strega ricorda qualcuno, ma non so chi. Hai trovato un nuovo indizio. Nella cripta del tempio di Yarborg, Vera era in difficoltà, alla mercé dell'imperatore Indrik. Nel tempio di Yarborg c'è un cancello bloccato da un sigillo imperiale. Conduce alla cripta imperiale, dove iscrizioni in pigariano antico riempiono i muri. Che potrebbe tradurre quindi draga. Vera, ok, questo lo sapevamo. Ho visitato la cripta. Forse non lo sapevamo. Oggi mi sconfortato, ho bisogno di coccole. Perché? Perché ti sei persa quella parte prima in cui flirtavano Sarabot e Gwen. Salve. Gli eventi più terribili lasciano una traccia, Araldo. La tua ricerca della verità ha dato vita a un legame tra te e la sacerdotessa. Ok. Non abbiamo visto una chiave, un presagio che sussurra del ritorno di Woden. La sacerdotessa di Dio ha sofferto per l'imperatore, ma la domanda resta la stessa: dove è finita la sua anima? E non lo so. Sarai tu a prendere l'iniziativa. Quando sceglierai il tuo compagno, gli mostrerai la visione. Sapranno che è la verità. Questo è il potere dell'Omensight. Ah, ok, l'Omensight è una visione che posso fare agli altri che sanno che è la verità. Ok. Beh, chiaramente draga perché sa leggere le iscrizioni. Posso passare di livello? La risposta è sì. Afferra e lancia nemici oggetti, è un tempo di cooldown. RT posso lanciare la roba, ok. Cioè LB posso lanciare la roba. Stai zitto un momento. Allora, presa fantasma, riduce il tempo di attesa. Tra l'assolto e cooldown del fuoco di Yarborg, lama dell'araldo. Allora, presa fantasma di sicuro. Questo e questo. Questo qua mi fa vedere quello che ho visto prima. Ok. C'erano le iscrizioni e quindi torniamo al tempio. Come reagirebbe un mensale che crede che il suo dottore imperatore poteva aver ucciso la sacerdotessa senza Dio, verso cui Draga ha nutre un profondo rispetto? Vai. Inizia il giorno con Draga. Torniamo su una strada che abbiamo già fatto. Qui si parla di corpetti e sorprese, dove io conto i chilometri da percorrere per fare la prossima sorpresa. Mi rendo conto, For Duke. Non abbiamo visto ucciderla in realtà. Sei fortunato di poter fare delle sorprese. General, give me two battalions and I shall capture the core for you. I do not doubt it. My lady is wise. Then we walk. Our main army, when we do, Emperor Indrik will bring the fury through the rear. Assuming we can trust the source. RB. Becca dello Mensight. Intruder! I will protect you with my... Get out! Both of you! Now! That vision... There has to be a reason for what... Ma la faccetta stupita di Draga. You are the Harbinger, yes? Indrik. He may seem cruel, but there is always a reason behind his actions. E si fida ancora dell'imperatore, va bene. Però magari viene a indagare. Ok, vedi? Ok, e adesso andiamo a investigare con lei. Perfetto. Quando andrai la prossima volta, For Duke? Tempio di Yarborg. E intanto arriva anche l'orso.
Mi scusi che riprendo questa roba. My lady, you cannot disturb the emperor. The ritual has already begun. Indric is here. I suppose it makes sense. Step aside, soldier. Please, my lady. Permesso. I never thought studying the ancient scriptures would serve a practical purpose. I figli dovrebbero studiare certe cose, tanto meno comandare un'armata, se per quello è a posto. Or lead armies, for that matter. No amount of study and training would have led to acceptance, had it not come from Indric. Venga, venga. Ah, non andiamo di qua, andiamo di là. Andiamo di là. Harbinger, what are we waiting for? Dove cazzo sei andata? Questa aspettando che non so dove sei, ciccia. Ah, sei qua. Aspetto te, cosa stiamo aspettando? Andiamo nel tempio di Yarbog. Codici, fino a questa creatura non avevano usato profanare queste sacre mura. E invece... Vedi? Arrivo, arrivo. Momento. Harbinger. Time is of the essence. I understand, but I fear for those soldiers. E niente giù, dai. Let's push together. Permesso. Prego. A posto. Aspetti che apro qua, General. Ok, track. Mi fate andare via l'abilità. Permesso. È un momento, arrivo, santa pazienza, tutto io sempre devo fare. Ah, con quello potevo farli friggerli tutti allegramente. Sì, ce la fate, ammazzare sto fesso per piacere. Ho sbagliato. Ho preso un ammazzato, ho sbagliato a tirarla contro il coso, dai. Sto ancora prendendo la muscle memory delle cose che devo fare. E qua siamo arrivati dove eravamo prima. Ok. Ci siamo ricongiunti.
Permesso. Aprire con mesi pausa è molto stile asiatico. Va bene. Se proprio dobbiamo. Permesso. Gente che ci saluta. E lei che giustamente che può aprire il sigillo imperiale lo apre lei, non aspetta che lo apra io. Brava. E lei che può fare il ponte fa il ponte, non mi fa saltellare su dalle piattaforme. Brava. Vedi l'intelligenza. Nel frattempo è arrivato l'orso, Balù è arrivato. Lasciamo quelli là a giocare con Balù. Qua saltelliamo. Questo qua ce lo togliamo dai piedi così. E scendiamo verso la cripta imperiale. Giusto? Allora, che ne pensate di questo gioco, amici? Perché non ho più schifo? Sei bloccata? Sei incastrata contro il coso? Mi scusi, mi ridia della vita per cortesia. Okay. Che lei era efficace. Mi scusi, mi curo. Mi pare che sono sti scattini a casa con il PG Salt che rischiano di dare problemi per un gameplay oltre che essere fastidiosi. Sì, sono d'accordo. Questi scattini sono pessimi. Non lo so, non lo capisco neanche io, Bonfastico. Questo è più difficile di come Paolo faccia sembrare, quindi ci morirei parecchio. Questo non lo so, non te lo so dire. Bisogna solo prendere il giro, secondo me, sulle schivate. È l'unica cosa che... E vediamolo. Sono d'accordo. La nostra antica storia. Conosci Yarbog, dico bene? Che è diventato un gesto automatico, visto quello che viene fatto passare per storia nelle scuole imperiali. Avrà una battaglia leggendaria contro Voden, l'incarnazione del vuoto per chi crede. The myth goes, 300 years ago, Yarborg, wielding his sword Cladan, defeated Odin in battle. La spada l'abbiamo vista prima, quindi dovremo sicuramente recuperarla. Yarborg points the first godless priestess to watch over the world, Vera's spiritual ancestor. Then he withdraws from mortal affairs.
Ok. Rispetto a Cladden sia reale, dà indicazioni estremamente precise sulla sua posizione. C'è un rituale per diventare l'incarnazione di Yarbog, l'uccello di fuoco. Un'essenza d'ambra, una volta completata la trasformazione, l'incarnazione in grado di brandire la spada di Yarbog. Ok. Al tempo c'è un'essenza d'ambra, le guardie parlavano di un rituale. Vera would have said as much. Vera must have tried to stop him. Ha cercato di fermare l'imperatore e l'ha uccisa. What a senseless tragedy. If this is true, Indric has betrayed the trust of Pagaria and its people. And he may be placing himself in danger as well. We must find Indric now. Come. My lady, I come with a message from His Highness. Where is he now? I do not know, my lady. Ok, ha reagito in modo brusco, ha chiesto perché non eravate a Roditori al comando dell'armata. He demanded to know why you were not in Rodentia leading the army. He said, tell her to do her duty. Her judgment will come later. Then he departed. He just flew away. He must be after Cladden. Ricordo che vuoi rimettere le donazioni. È vero, Gwen, grazie. I know where he went. Ok. È andato alla città di Ecca. Ecca la città. Ok, parla di un mausoleo. Proprio qui in città Cladden dovrebbe essere là dentro. Sì, posso immaginarlo. Immaginare è facile. Non capisco perché c'era dell'esplosivo, ma noi non l'abbiamo capito, ma l'abbiamo usato. Oh, una porta verde. C'è anche una porta verde qua. Permesso. Non lo so, ma è molto pratico l'esplosivo, devo dire. Non so perché fosse lì, chi ce l'avesse messo, ma non mi dispiace che ci fosse. La grafica di Rino si è ridotto, non l'ho visto molto, ma mi sembra sul classico, questo di scattini. Sarebbe da capire se è un caso, lo fa sempre. Poi c'è la storia da vedere come si sviluppa. La storia sembra molto carina, perché è carina questo cercare di farti ricostruire la storia, ma era una cosa che c'era già in Path of Destiny. Facendo finta di rigiocare lo stesso pezzo, in realtà non è così, perché sono due storie diverse, magari condividono qualche ambientazione, ma la cosa carina è che è un buon metodo per sfruttare di nuovo gli stessi asset. Sto arrivando. Ok. Friend and foe alike. Friend. A manner of speaking, sir. Ah, general. Permission to go treat these wounds. Granted. A seal, not ours. Un sigillo roditoriano. Our way is barred. We cannot enter, nor could Indric. Ok, quindi questo sigillo probabilmente me lo sblocca la tipa roditoriana.
sono già qua io. Ok, lo segreto un po' come sembra Caruccio. I ritorni sono toppi, da cosa hai capito, Lorenzo Wiss? If Cladding exists, it is not here. And no sign of Indric either. Is Cladding in the other vault? And that Rodentian seal there, who placed it? Posso non saperlo? Ah, c'era gente, è comparsa gente mentre io esploravo la tomba. E Warden si è svegliato. Poi è stato sconfitto da Dio Yarbo con una spada conosciuta con il nome di Cladden. Nella città di Ekka il sigillo ritoriano blocca il museo imperiale, dove finisce misteriosamente in traccia di Indric. Ok. Solo Ratka e il ritoriano del Torango sono impresi la chiave per il sigillo. Ok, come supponevamo. Ok, altro giro con Ratika. Che ne dite? Esploriamo l'altra strada. Salve, ben arrivata. It seems the Emperor had plenty of reasons to murder the priestess. Ok, dove è andata? Cioè, dove è andato? Why was there a Rodentian seal so conspicuously out of place? Allora, se prendo l'attacco in bischia di Draga, non posso prendere tutto il resto. Grazie, dammi questo, va. E ora andiamo su Ratika. So it begins. Another chance. Dai, con Ratika. Sì, quando cominciano i saldi, Steam il 21 dovrebbe iniziare. Un topolino intrappolato con ore stoffe di qualità. Canta! Ma che carina! Non diventasse poi un orribile mostro, sarebbe meglio. Cage is a cage, è vero. Beh, chi lo meno sai. L'estetica è molto bella. Sapessi. Mi serve un sigillo. But we must act together. He is cunning and a cruder villain than you can imagine. He destroys for his own gain. Ratika è molto patata, sono d'accordo. Countless lives and now the godless priest is too. We have to nail him. Se non ti trasformi in orribile mostro sono più contento, però. Contenta, però. But I know better. Spies right under his nose. Follow me. I know a shortcut. E torniamo al tempio di Yarbog. Lei va di nuovo alla prigione, loro si viene da noi. This will lead us straight to Yarbog's temple. That's where the emperor is. Ma io ho bisogno che tu apra un coso. Everyone?
Whoever built this place has vanished a long time ago. Well, we embellished a bit, added levers and gates. We love our levers. Adoro le leve, certo. Mi rendo conto che tu adori le leve. Così pesce. Guarda che ti incide un avanzato che aumenta la tua velocità e ti rende più forte. Così pesce. Grazie, mi dia una mela, molto gentile. Spero di ricongiungermi al sigillo verde a un certo punto. Ah no, perché era solo nella città. Questo è Viola, chi è Viola? Ratica e Viola, il primo è Gillas. Ratica si fa strada in mezzo alla mischia, ma i suoi fratelli, che sono il doppio di lei, le tagliano la strada. Suo fratello minore Holden grida, largo, piccoletta, la supera con uno scatto e taglia per il primo il traguardo. Come tradizione il suo nome viene inciso nella pietra a fianco della strada di Gillas. Gillas, il grande avventuriero che giunse fino ai confini di Uralia e portò prosperità e benessere al villaggio grazie alla scoperta dell'uvetta dolce. Non c'è nulla più grande che vedere il proprio nome inciso accanto alla statua. In silenzio Ratica spera in quella stessa gloria. Ma è la più piccola e la più umile di tutti. Come potrebbe mai vincere con una mano sfortunata come quella? Concentrati su quello che ti si riesce meglio, ripete Ratica dentro di sé. Con un cenno della mano, Ratica attira l'attenzione della folla. Inizia a intessere una storia meravigliosa, in modo impeccabile. Il suo villaggio è in estasi, il loro stupore si fa palpabile. Appena prima di concludere la sua narrazione, Ratica appunta la statua con la sua collana e con un gesto plateale racconta, le saputo di tutti, era proprio la pietra del tempio di Yarbal a nascondere il segreto della scomparsa del dio. Gemiti di meraviglia attraverso tutta la folla per poi rompere nel tripudio generale. Holden riesce a tenere a freddo la sua esaltazione. Ratica, è vera questa storia? Una storia, Holden? Tu che dici? Oh, ti prego, fa che sia vera. Potresti davvero portare qui una delle pietre del tempio di Yarbog? Ratica accende un sorriso mentre tutti gli occhi si fissano su di lei. Aspettavo soltanto che tu me lo chiedessi, fratello. Buonasera, un ragazzo qualunque. Se compro il gioco invece che da Steam, da Uplay funziona allo stesso modo, sì, ma lo giochi da Uplay e non da Steam. Ma non c'è nella tua libreria Steam, buon fastico. Tutino Pizzaro, mi viene fame però, si dice così. Ragazzo qualunque, buonasera. Dobbiamo chiedere anche a una ragazza qualunque qual è il suo punto forte. Allora, se io spingo questo in qua, vieni Ratica. Poi spingo questo in qua, Ratica, brava Ratica. Questo qua lo spingo in là. E poi tiro questa leva. Cosa ho ottenuto? L'apertura di questa porta. Ciumbia! A lei canta e fa spingere noi. Bellissimo questa cosa.
Hop. 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 Non abbiamo ancora provato la song che fa lei. Bella. Cacchio, se mi velocizza tanto. Non male come canzone. Avete quello qua di un bardo? Sì, Dravank. Buonasera al Dart. Abbiamo della competizione, di chi? Ah, non si sa, ma ha ucciso della gente. Salve. È abbastanza efficace il metodo che ha di farmi vedere dietro gli oggetti. Facciamo così. Mi scusi, ma io posso tirarla fuori dal coso? Sì, posso tirarla fuori dal coso. When we face Indrek, we have to act quickly. Evil, cruel, but worse, he's a good liar. È bravo a mentire. Attacca come lo vedi. Per forza. Arrivederla. Arrivederla. Arrivederla, permesso. Ma se ti arrendi a me va bene. Ma però aspetta, potevi interagire con lui. Ah, non ho interagito. Forse potevi interagire con quello che si arrendeva. Imperatore, buongiorno. E Ludomir è morto qua, va bene. Ludomir ha portato it on himself. As for the priestess, you would know more than I. Ugh, stop it! I know your game. You have so many skeletons in your closet, you'd need an empire of closets just to fill them all. You want to speak of skeletons, Ratika? Your defiance has made Redentia a graveyard. So now it's our fault? You're a murderer and a coward, Indrek. Si becchi un Omen Sight. What are you waiting for? Kill him! Why are you showing him that? Oh, I get it. You want him to know that we know before we execute him. Now act! We must kill the villain!
You would be a fool to listen to that retention. I think we're all done listening. Words are boring. But a song... Oh, yes! A song can outshine words on any given day. Does your vision show me killing the priestess? But the retention knows that. Ok, lei l'ha aiutata a fuggire. Killing me is not justice. It will simply hide a greater lie. And that perfect song is this. A melody that resonates throughout all Rodentia. Our Rodentia, Emperor. Indrik's final performance. And sorry, friend. Quickly, this way. Ok, lei ha distrutto il cristallo e adesso mi scappia con l'imperatore. We are safe here. Ratika still lives, I'm sure of it. Like all redemptions, she lashes out. Ok. While the true enemy exploits their ignorance. Tell me, Harbinger, have you seen creatures? Corrupted ones that seem to have emerged from. Ciao Raziel. Seeking your death. Ciphers. They've been sighted throughout Euralia. They are a sign the void is stirring once again. This is why I sought to perform the rite of ascension. The Firebird ritual. Qui tu stai cercando di aiutarci, imperatore. Cioè, stai cercando di salvare il mondo. These scriptures tell of a ritual of Yarbog's avatar. A pompous metaphor. Ok. The Firebird has but one purpose. Ciao Aldart. Its flames purify the sacred sword, Cladden. Many of my ancestors have performed the ritual. It stopped the ciphers. For a time. This wall hides a secret. A truth only to be revealed at the end of times. Unfortunately, you, the ciphers. Okay. These are the signs. Imperatore, però non è servito a molto quello che hai fatto. Indichi intende eseguire un rituale per diventare uccello di fuoco, ottenendo il potere per riparare la spada Cladden e respingere i codici. Nelle cripte del tempio si nasconde un segreto che sarà svelato soltanto alla fine dei tempi. Pratica qualcosa da nascondere a proposito di Vera. Usare la Mansight non è sempre la soluzione migliore, talvolta la violenza è l'unico modo per conquistare la fiducia delle persone. Qualcuno ha aiutato Vera a scappare dalla prigione imperiale verso la città di Ecca. Arriva il serpentone. E noi torniamo indietro. Was I wrong about the Emperor? Forse mi ho sbagliato su quanto l'imperatore che si riveli un alleato nella nostra battaglia contro Voden. Cosa nasconde per conquistare la sua fiducia? Forse dovrei tornare e uccidere Indrik. Già ucciderlo pur sapendo che potrebbe essere un alleato. E difatti. Quando torna l'ultimo albero, le tue azioni vengono cancellate, ma non la conoscenza che hai accumulato. Ok. Ratika nasconde qualcosa, sì. Fendente letale, uccide all'istante un nemico nella vicinanza. Tiene premuto e rilascia Y con due barrette. Ok. ...4004, energia di livello 4, mentre l'energia massima. Però se prendo quella non posso prendere tutto il resto. Grazie, preferisco il danno dell'attacco finale di una combo e piuttosto l'attacco in mischia di cosa. E qua non sappiamo ancora chi è questo, eh. C'è ancora tutto un pezzo della storia che non sappiamo come interagirci. Dobbiamo conquistare la sua fiducia uccidendo l'imperatore.
Per farci dare il sigillo completo, probabilmente. Qui Champions dovrebbe essere per sempre. Cioè, per sempre, nel senso che lo installo, lo prendi, lo redimi e poi è tuo. Volete che provi a uccidere ancora l'imperatore o lo chiudiamo qui? Chiudiamolo qui, dai. Come inizia la partita? Ah, ok, ci siamo, sì, va bene. Mi è venuto un momento, mi è venuto il terrore. Allora. Dunque, innanzitutto rimettiamo lo scroll delle donazioni. Poi ci spostiamo di scena, rimettiamo lo scroll delle donazioni anche qua. Ok. E poi possibilmente usciamo anche da qua per non avere le cose. Allora, non avesse queste perdite di frame rate, ogni tanto mi convincerebbe molto di più. È molto carino riprendere un po' lo stile che aveva il gioco precedente degli stessi sviluppatori, che era Stories The Path of Destiny, cioè di cercare di costruire una trama vivendo dei pezzi nello stesso lasso di tempo. Molto molto carino, secondo me, divertente il sistema di combattimento, ma è lo stesso di Stories Path of Destiny e funzionava già allora. Devo dire che secondo me se vi è piaciuto Stories Path of Destiny o se volevate provarlo, questo sicuramente è, forse è meglio questo, perché è meno dispersivo e meno mille robe da guardare, mille passaggini nascosti, cerca di farti seguire un po' di più la storia. E devo dire che la storia è carina, interessante, i personaggi, come già in Stories Path of Destiny, sono più complicati di quello che sembra all'inizio, e questo secondo me è una cosa assolutamente positiva. La narrazione mi sembra ben fatta, nel senso che mi sembra che i personaggi siano sufficientemente, diano delle informazioni sufficientemente complesse e pregne di informazioni, abbiano dei dialoghi pregni di informazioni senza diventare per forza prolissi. All'inizio non ho apprezzato molto il fatto che prima di iniziare a giocare ci sia una lunga introduzione in cui non stai ancora facendo niente. Forse va bisogno di un momento di gameplay nei primi 10 minuti. Però nel complesso devo dire che non è niente male, devo dire che mi resta un'impressione positiva di questo Omen Sight, che mi aspettavo fosse un gioco interessante perché mi era piaciuto Stories Path of Destiny. Sulla perdita di frame rate non so dirvi moltissimo, adesso che posso andare a vedere adesso in diretta se c'è una discussione Steam che ne parla, però secondo me no, perché in genere c'è come si dice, più roba sulla storia che su problemi tecnici, onestamente. E meno farmoso di Stories, che invece era più farmoso. Vediamo se nelle recensioni qualcuno che dà la recensione negativa magari fa dei commenti legati al fatto che c'è perdita di frame rate. Ok, camera control, un'opzione per lasciare il giorno corrente, magari un problema di compatibilità con la cattura di OBS, onestamente. No, non citano questo problema, quindi probabilmente è un problema di cattura del gioco, non di non di gioco in sé, perché nessun altro si lamenta di questa cosa. Va bene, io direi che quello che devo dirvi ve l'ho detto, spero che vi sia piaciuta questa recensione live, anche se Sede del Proof Flight ci dice se per caso è un problema legato alla live. Sì, potrei farlo, Daniel Hall. Vi ringrazio di essere stati con me. Se ce ne tre, secondo me saranno tutte live con pochissima gente, perché mi piace più guardare la pubblicità. Io vi ringrazio di essere stati con me. Noi ci vediamo domani sera. Ciao.